Ciao a tutti, sono Rui. Allora, cosa vi manca di più della cucina cinese? Tanti mi hanno chiesto gli spaghetti di riso saltato con le verdure. Allora, oggi le facciamo. Faccio la porzione da una persona perché oggi è una di quelle poche giornate che mi capita di stare a casa da sola, senza figlia, senza marito. Va bene, quindi oggi ci prepariamo un bel piatto di spaghetti di riso saltato. Ora vi faccio vedere tutti i procedimenti, vi renderete conto che è una roba davvero facilissima da fare e si può replicare praticamente lo stesso piatto identico anche a casa. Adesso andiamo a vedere come si fa. Questa ricetta per me è davvero una ricetta svuota frigo, nel senso che voi in realtà potete mettere qualsiasi verdura che voi avete a disposizione. Io di solito metto tanta verdura, che è quasi anche più della pasta perché mi piace. Voi comunque potete mettere anche tutte altre verdure che trovate in frigo. Oggi ho scelto carota e poi un cavolo cinese, germogli di soia, un uovo, un cipollotto e poi come protagonista ovviamente i spaghetti di soia. Però se avete in frigo, non so, tipo zucchine oppure anche cavolo cappuccio oppure anche funghi, va bene veramente qualsiasi verdura. Una cosa importante, magari se riuscite a scegliere delle verdure di colori diversi, perché combinando con tutti questi colori, ovviamente nella pasta verrebbe 5 colori, perché bianco, poi verde, poi arancione, giallo, beh, giallo e bianco, e verrebbe fuori un bel colore, quindi anche effetto ottico ti invoglia a mangiare. Anche come condimenti sono abbastanza semplici. Preparate un cucchiaio di salsa di soia, un cucchiaio di salsa ostrica, mezzo cucchiaio di vino di riso, che serve solo per dare un po' di profumo, e poi un pizzico, ma proprio poco poco poco, di pepe bianco, che non deve farsi sentire tanto, anzi quasi non si sente, e poi sale sufficiente. Sale in base al vostro gusto personale, e poi dell'olio di arachidi. Prima di saltare gli spaghetti in padella c'è una cosa molto importante da fare. Gli spaghetti vanno intanto messi a mollo. Basta farli stare sott'acqua calda circa una decina di minuti. Non vanno bolliti perché questa è una pasta che raggiunge al punto di cottura molto velocemente. Se andate a bollire con l'acqua, rischiate dopo di avere la pasta troppo cotta per saltare e poi si rompono mentre saltate. Arrivati i 10 minuti, andiamo a verificare se la pasta è ben ammorbidita. Vedete, sono diventati così e poi già si spezzano facilmente, vuol dire che si può già saltarli. Adesso eliminiamo tutto il liquido e assicuriamoci che il liquido sia tutto uscito. In caso, se avete bisogno, potete usare anche carta da cucina per asciugarli. Vedete, adesso è molto molto asciutto. Ora possiamo andare a saltarli. Ora scaldiamo bene la pentola con dell'olio. Aspettiamo che si scalda per bene. Quando la pentola si è scaldata bene, andiamo a rompere il nostro uovo. Per pigrizia non l'ho rotto prima. E cercate di romperlo subito. In tantissimi piatti, prima di saltare o sia la pasta o sia il riso, viene sempre saltato un uovo, perché l'uovo ha questo effetto, oltre, diciamo, la bontà, ha questo effetto da spugna quasi, che assorbe l'olio e lo sparge un po' ovunque. Quindi questo dopo vi permette di avere un equilibrio anche dell'olio che è presente qua nella pentola. Adesso andiamo a mettere intanto le verdure. Carote, germogli di soia. Intanto saltiamo per un po' queste due verdure che richiedono più tempo di cottura. Mi raccomando, questa ricetta deve essere fatta molto velocemente perché la fiamma deve essere accesa molto alta. Dopo circa 30 secondi che le verdure si sono ammorbidite, andiamo ad aggiungere intanto la parte bianca del cipollotto. E anche il cavoletto cinese. Appena si appassiscono un po', andiamo a mettere giù gli spaghetti. Vedete che è tanto tanto asciutto. Adesso
con l'aiuto delle bacchette andiamo a mescolarli. Dopo che avete unito bene tra verdura e spaghetti, andiamo ad aggiungere i condimenti. Il cucchiaio di salsa di soia. In questo minuto abbassate un attimo la temperatura, cioè la fiamma, e poi la salsa di soia. Andiamo a mescolarli velocemente. Salsa di soia e salsa ostrica, in questo caso è stato aggiunto anche per dare un po' di colore. Ok, aggiungiamo il nostro cucchiaino di vino di riso per sfumare. Che buon profumo. Aggiungiamo sale in quantità sufficiente. Il pizzico di pepe bianco e la parte del cipollotto verde. Sfogliamo velocemente. Appena sentite il profumo del cipollotto potete già spegnere il fuoco e toglierlo. In tutto 5 minuti al massimo per saltare. Ed eccola, forse ho un po' esagerato a preparare la porzione, però vabbè, lo finirò. Guardate che bello. Mmm.